particolarmente piacere di questa serata, eccetera, perché ti presento un artista che insomma conosco da tempo, perché Giulio è stato un mio allievo, e quindi insomma la soddisfazione di vedere che alcuni degli allievi che sono da me hanno fatto questo mestiere. Quindi stasera è ancora più un piacere per me presentare Giulio. Quindi a questo concerto mi fa strano, no, perché questa del mi fa strano che mi metto là e sento te che è vero, non devo suonare, non fa niente, faccio il giro qua e mi metto pure vicino al gatto. Ecco, hai visto? Innanzitutto buonasera, grazie di essere presenti qui questa sera. Vista l'ultima volta, non so chi c'era di voi, ma penso quasi tutti, chi si ricorda di ciò che era successo nella mia ultima esperienza musicale, quindi stasera credo... Dove sono le prese della corrente? Credo te ne sono. Allora, stanno qui, quindi... No, o fai tu. O me la stacco da solo, o niente. E niente, questa sera è un concerto appunto particolare, come ho scritto anche su Facebook, su un post in questi giorni, perché appunto è un po' come tornare a casa per me, visto che ho studiato, Piero è stato il mio maestro di canto, diciamo dall'inizio, da quando avevo 18 anni fino a 25 anni, insomma, cioè, l'ultima volta che poi mi ha detto, senti, è ora che vai per la tua strada. E quindi io è una decina d'anni che porto avanti il suo metodo anche come insegnante di canto. E perché questo nome a questo spettacolo tra Giulio e Claudio? Allora, Claudio non è un mio parente, o tra l'altro ce l'ho un cugino che si chiama Claudio, però in questo caso non è né un amico né un familiare. Claudio è un cantautore romano, che credo che conosciate tutti qui dentro. E perché tra Giulio e Claudio? Perché io, grazie a questo signor Claudio, ho avuto la folgorazione circa 13 anni, una folgorazione canora, e da lì ho cominciato a dire io voglio diventare, voglio cantare come lui, voglio avere voglio riuscire a fare quello che fa lui con la voce. E non so se ci sono riuscito, ma comunque penso di essere avvicinato almeno come livello tecnico, almeno quello. Poi la bellezza della voce, quella è un'altra cosa, la sua è particolare, è ineguagliabile. E perché tra Giulio e Claudio? Perché poi comunque io, crescendo musicalmente, ho cercato anche di fare una mia strada musicale, anche cantautoriale, almeno ci ho provato. E quindi questa sera sentirete una storia appunto musicale legata a Claudio Baglioni, ma parallela anche una piccolissima storia musicale relativa a me medesimo. Thank you.
della regia, quindi non so stasera quello che possa uscire, insomma, quindi sappiate che c'è da cantare, perché dove non arrivo io cantate voi, mi raccomando. Questa oh, vabbè, scusate, che state venuti a fare, scusa, l'ho sentito. No, a parte gli scherzi, questa non so se qualcuno l'aveva già sentita, è una canzone che io ho scritto nel 2007 circa, dopo un paio di soggiorni in quella di Lampedusa, che alzi la mano chi è stato a Lampedusa, che c'ho alzi la mano chi è stato a Uscià, loro sono cittadini onorari e praticamente io sono bastate due soggiorni di pochi giorni, insomma, durante quella manifestazione, per rendermi conto della forza, dell'aura, insomma, che crea Claudio Baglioni quando si sposta, veramente lì è tutto più amplificato, lì ti rendi veramente conto di chi è Claudio Baglioni e di che cos'è la sua musica soprattutto. E tornando da quel viaggio, io veramente ne ho visti di tutti i colori, ho visto veramente fan spendere, aprire mutui proprio per... tuttora si vede queste cose. Per comprare biglietti aerei, alberghi costosi, perché poi il biglietto aereo per Lampedusa non è costa poco, almeno costava tanto quando ci sono andato io, ho pagato. No, adesso un po' di meno. Adesso io ho fatti meno. Oggi. Ecco, apposta. e quindi ho visto veramente gente indebitarsi, ma non parlo di centinaia di gente, io ho visto veramente 30.000 persone su una spiaggia di un'isola dove se no ce ne stanno 15.000 durante tutto l'anno, gli abitanti.
quindi quella, quell'estate erano 15.000 più 30.000, veramente una cosa assurda. Tornato, ho scritto questa canzone appunto dedicandola a Claudio Baglioni e l'ho fatta sentire a un suo musicista che nel frattempo siamo diventati amici, e più spiriti, che l'ha voluta, insomma gli è piaciuta, mi ha dato una mano con l'arrangiamento che è contenuta nel mio CD. Eccolo qua, che è ancora un po' di copie, anzi se qualcuno vuole contribuire al, al recupero di qualche spesa fatta un po' d'anni fa, c'era qualche copia che diamo via a prezzo irrisorio ormai di 5 euro, ma proprio simbolico, chi lo vuole, chi non lo vuole, per niente. E quindi, e poi tra l'altro c'è una cosa carina da dire su sto CD, perché se mai fossi diventato famoso, questa sarebbe stata una prima stampa da collezione, perché di questo aneddoto veloce veloce, io quando l'ho fatto, Claudio Baglioni stava facendo il tour di QPGA, quindi io di corso ho ritirato le copie, le stampe, tutto, e vado da Più Spiriti fuori dal Teatro Tenda, che adesso non c'è più, no, Teatro Tenda, scusa, Teatro Olimpico, Gran Teatro. Gran Teatro, no? Sì, Gran Teatro. Grande, quello vicino Olimpico. Bravo, Tor di Quinto. Quello lì. E di corsa gli regalo la sua copia, perché giustamente ha partecipato all'arrangiamento di due canzoni che sono appunto Oltre e Così diversi per amarsi, su questa tracklist. E fatta da me, tra l'altro, questa tracklist per la stampa, per la grafica, personalmente da me. Do questo CD a Pio, Pio monta in macchina tutto contento, con un po' mi telefono, va giù, ma che puntini puntini hai combinato? Io, perché l'ho fatto? Vado a mettere, lui voleva sentire così, metto la 7 e mi parte un'altra canzone. Come parte un'altra canzone? Che canzone c'è? E che ne so, tutta un'altra cosa, ma che combinato? Insomma, per addettere tutti i colori in quel momento. E quindi ho creato una prima stampa da collezione, perché se divento famoso, sapete questo quanto vale? Con la tracklist sbagliata. Per quello. Perché poi dovrei fare una ristampa con la tracklist giusta. Quindi, come questo è il periodo che vanno queste cose, no? Comunque. E quindi niente, io dovrei andare avanti con la scaletta. E niente, quindi questa appunto era Oltre, la canzone scritta da me, un attimo che mi sono perso, perché io mentre parlo con voi dovrei già prepararmi degli spartiti, però scusate, sto all'inizio, piano piano mi sciolgo. Thank you.
Allora, io volevo fare una scaletta un po' particolare questa sera, nel senso che, essendo appunto la mia storia parallela con le canzoni di Claudio Baglioni, volevo fare una scaletta inerente a ciò, a quelle canzoni appunto che più mi hanno colpito. Un po' ci ho provato, ora vediamo se... Ce n'è una, se riesco a metterla, ce n'è una scritta un po' d'anni fa, era nei primi anni 80, forse il primo anno 80, 1980-81. E mettiamo nel frattempo, metto la parte, e praticamente questa canzone io l'ho scoperta che avevo già 16 anni, 15-16 anni, e tra l'altro in una versione suonata dal vivo. Io avevo una cassetta, anzi un CD affittato, quando ancora si affittavano i CD, e questo CD si chiamava Ancora Assieme. E c'era questa versione che io più la sentivo e più rimanevo incantato proprio, mi scendevano quasi le lacrime, perché era una canzone dolcissima, e che poi ho scoperto la versione originale, che è ancora più ancora più piagne di quella che avevo sentito. E mo spero che non fa piagne la versione che faccio io, nel senso che la faccio talmente male che... però fa più o meno così. Thank you.
Pensavo che c'era una canzone, invece c'era un'altra. Potete cantare se volete, non mi fate un favore da niente. Se... non mi date fastidio. In quell'album, tra l'altro, c'era un'altra canzone che mi colpì parecchio, insomma. E come tutte poi le canzoni di Claudio Baglioni fanno un po' riflettere. E questa canzone faceva così più o meno. Però basta, non so dire sempre più o meno così. Dico troppe volte. Lo so. Thank you.
chiuse le fabbriche, le vie. Spettacoli, e io cercavo un posto così, perché insomma dopo 10 anni e basta che mi faccio pub e ristoranti, me l'ho un po' stufato a parte le vecchie che staccano le spine, però mi ero proprio stufato del fatto di stare lì con la mia tastiera e suonare quasi per nessuno, nel senso che sì, la gente c'è, è capitato anche che c'eravate voi. Però c'è sempre quel brusio, quello che non gliene frega niente, quello che sta a parlare della partita, il cameriere che chiede il conto, le portate, che quello ti porti una bottiglia d'acqua. Insomma, io mi ritrovo a suonare, ecco, pezzi sentiti e impegnativi come questo, con il casino del ristorante, che non si può sentire, insomma, non si può vedere. Invece, devo dire che finora le canzoni che ho suonato fino adesso le ho veramente sentite, mi sono emozionato parecchio, perché insomma sentire il silenzio dell'ascoltatore è veramente un qualcosa che è un pugno in pieno petto che ti arriva, e non è facile stare qua, quindi io vi ringrazio. Grazie a te. Mi sto godendo il momento, quindi grazie. Io lo sto riprendendo, non grazie. Mi dico il cellulare, non sto a fare tanti miei, sto riprendendo. No. Vabbè, grazie, scusate se ogni tanto c'ho una defaianza vocale, ma ve l'ho detto, sto veramente, fino a ieri non cantavo praticamente, ho passato gli ultimi 10 giorni a trovare un metodo nuovo per cantare con la bronchite, perché... Io però voglio finire il ginastro, perché vedo che... No, non ti preoccupare. No, perché... A me perché mi piace giocarci? No, vedo che... Ah, ogni tanto si affroscia, allora. Così. E che stavo... Che appunto, che sono 10 giorni che da quando c'ho sta bronchite, che poi inizia tutta con la laringite. Io di solito vado pari passo con Claudio, nel senso che Claudio Baglioni ha le laringite e mi vengono pure a me. E stavolta però non era presa la fonia. Mi era preso sto vocione catarroso, una mattina mi sveglio sembravo Zarrillo, mi ha preso un colpo. E comincia a fare. Sono l'elefante che posso. Ecco, meno male mi è passata la Zarrillo. Però mi piaceva quel catarrino così, con lo sporco, però me lo sono goduto 24 ore, poi meno male è andato via. E quindi niente, ho dovuto un attimo fare un po' di preghiere, un po' di segni della croce, e ho detto, come canto venerdì se. Non c'ho voce, cioè più che altro mi ritrovo come un'estensione di un baritono, perché non è la mia, non mi ci trovo. Poi Baglioni non è un baritono, è un po' un problema. E quindi niente, oggi sto un po' meglio, quindi riesco a cantare un po' di più. Però se vedete che ogni tanto c'è qualcosa che non va, voi fate finta di niente, fate come se andate tutto bene. E volevo approfittare per, come ho detto prima, no? Io ho provato anche a fare il cantautore, solo che è successo? Siccome dovetti fare un po' tutto di fretta, io non mi chiamo Claudio Baglioni, quindi non so scrivere le canzoni in una settimana. Quello vecchio di Claudio Baglioni parlo, oggi ci mette una decina d'anni pure lui. E, mi servivano delle canzoni, avevo dei vuoti, perché io ne avevo scritte 5-6, però dovevo arrivare almeno a 10. In questo disco sono arrivato a 9 e qualche canzone la dovevo chiedere in prestito a qualcuno, e a chi se non al mio maestro Piero Martini, che
lui ha un modo di scrivere che io adoro, ho sempre adorato. Voi dovete sapere che quando andavamo a fare i concorsi di canto, io ho sempre fissato a cantare le cover. Scusa, che devo fare? Però vedevo che c'erano gli altri compagni miei della scuola di canto, che poi anche questo è il bello della scuola di canto, che alla fine si diventano tutti amici e si va in giro per l'Italia a fare i concorsi insieme, che loro volevano fare, portare i pezzi inediti. E allora un giorno sento questo ragazzo, che tra l'altro è un nostro caro amico, si chiama Antonio Caputo, e ditegli che l'abbiamo salutato, e cantava questa canzone. Io, tu cosa porti? Cosa vuoi? Io porto questa. Vabbè, andiamo all'audizione, canta sto pezzo. Io, porca miseria, che bella questa canzone. E quindi quando ho fatto il disco, Piero, quella, dammi la base che la devo mettere sul disco. Poi ce n'era anche un'altra, però stasera non la canto, però volevo omaggiare anche Piero con questa sua canzone, se me la ricordo. Scusate perché sono residui della bronchite. Ecco un altro giorno addormentato. Stato mi ritrovo sempre accanto, quel silenzio che mi ricorda che tu non ci sei. È una storia che non cambia. Sento che sei in ogni mio volo e ti ritrovo ormai in tutto quello che vedo e ti sento di più dentro ad ogni respiro e mi dissento di te, illudendo le solite notti passate a cercarti.
Ti è piaciuta? Sì, sì. Ma è tua? No, è sua. È sua. L'ho detto fino adesso. Magari l'avessi scritta, ma è sua, è sua. Allora, qua le servite però, Fate i pigri. Dai, su. Ti ho detto tutti i giorni mi scrivono queste cose. Seduto con le mani in mano sopra una macchina fredda del metro. Ha cantato pure Gianni Morandi, volete aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo patto. Un tizio legge attento le istruzioni su un distributore del caffè. E un bambino che si tuffa dentro ad un bignè. Sarebbe da fare. Io faccio. E l'orologio contro il muro segna lune. 10 da 2 anni. Io faccio così. Voi dovete fare questo. Allora, quando io faccio, vediamo se riesco a farlo, quando io faccio e l'orologio contro il muro. Quando dico muro, voi dovete cominciare a fare. Non so se si è capito. Adesso lo trovo. E l'orologio contro il muro segna l'una. Perfetto. E l'orologio
segna l'1 e 10 da 2 anni fa. Questa stazione è mezzo cancellato da un posto che qualcuno ci ha scarabocchiato, dice vieni in Tunisia. Ma no. Torniamo seri? No, oddio, non troppo, no, già stai a far troppo serio. Lo so. Oh, un guarda. Movimentato che sta per cruciare. No, dai, 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 dai. Guarda che ci metto un attimo. Ecco, perché c'è un attimo. Però, lo sai che c'è? Che quando suono con la band faccio tutti i pezzi tirati, soliti, dagli in via, è un giorno nuovo, adesso la pubblicità. Ma quindi adesso la pubblicità? Chi ha detto adesso la pubblicità? È che stasera volevo approfittare per fare qualcosa di diverso. Ah, Nami, sì. Sì, te la devo. Dove stai, Sabrina? Ecco, no, lei. No. Siamo due. Eh sì, la trovo. Faccio dalla parte che mi hanno staccato la spina in poi. Eh sì, perché mentre faceva clama mi hanno staccato la spina. Non è che noi siamo state da meno. Anche chi dorme in un angolo conciuto, coperto da giornali, le mani a cuscino, ha avuto un letto bianco da scalare un filo, e luce accesa dalla stanza. Portano la guerra, sono tornati con la carta.
gli bussi, la peggiore delle vite, hanno scambiato fulmine e segreti con uno più grande, ma prima doveva giurare, teste crollate nel sedile di lieto, sulle rimunde calzonette, nel turno dall'incito, e non è freddo di capelli ed una mano, che non vuole passare, e i disperati che sembrano bombe, laddove ricordi come fossero vuoti a perdere, come fossero pupazzi. Lasciato sassi e un mondo di formiche che scappava, le voci aspre delle madri che li chiamavano sotto il quadrato di stelle dentro i cortili dei palazzi, e la famiglia a comprare il cappotto nuovo e tutti intorno a dire come mi stava, e anche questi occhi fame di nascere per morir di fame. Passati un velo di saliva sui ginocchi e tutti dietro a un pallone di mosciame leggeri come stracci, dove fanno a botte, dove un papà che caccia via la notte di tutti gli uomini persi a mondo di tutti i cuori dispersi. Grazie, è stato un applauso molto gradito. Questa ci mancava. E allora, tra i svariati album, tra l'altro Uomini Persi è contenuto in un album che si chiama appunto La vita è adesso, un album dell'85, quando io avevo 6 anni. In quell'album c'erano altre canzoni. Io mi piacerebbe pescare un po' di qua, un po' della, però non le potrei fare tutte. E un'altra canzone che a me colpì molto, ma veramente molto, ma proprio come impatto sia emotivo che vocale, nel senso che diciamo, guarda questo cazzarola de cose che fa con la voce. E c'era questa canzone appunto che ci avevo messo circa 20 anni a capire il significato, però sembra come che quando avevo 15-16 anni non mi interessasse molto il significato del testo, anche perché non è che sia così diretto, però a me piaceva questa canzone a prescindere, dall'aria che emanava l'armonia, la musica e gli accordi, mi piaceva quello, poi vabbè. C'era la sua voce che faceva da contorno. L'inverno passa, passo in cielo, un vento striscia, viene da lontano. Un cane gli corre dietro storto, leccando i muri della strada. Le ragazze non
sorriso croccante, un cuore come un melograno, e lui la tiene a paura che gli cada. La ragazza respira distratta, si riavvia i capelli e il pensiero.
possiamo fare anche una piccola pausa, che adesso verranno serviti i dolci. Caffè anche? Giulio, movimento, mi sto divertendo. Ho capito. No, faccio un po' di disco. Capirai, se ti dico le prossime. Un po' di salsa. Mi sono messa una. Una? Ci siete? Allora, io siccome in scaletta avevo messo un po' di pezzi di questi, insomma, un po' noiosi. Ne faccio l'ultima, perché ci tenevo a farla. Di volta la segno in scaletta, poi una cosa più volta non la faccio mai. Ci tenevo a farla così, perché questa canzone per me non è una sfida di più. C'avete presente tutto il calcio minuto per minuto? Questa canzone per me rappresenta proprio l'impossibile da cantare. E la versione di cui parlo però è contenuta nel disco Oltre. E io quando ascoltavo questa canzone dicevo, no, beh, è impossibile, umanamente è impossibile prendere quelle note così come le prende lui. Ovviamente per tante ragioni. Stasera la canterò con un filo di voce proprio flebile, proprio quasi così. Anche perché un po' è impossibile farla nella tonalità originale dal vivo, e poi perché c'è sempre sta cacchio di bronchite, insomma, ma un po' meno matto stasera, però chi se ne frega, mi pare che sto a cantare, sto suonando, quindi va bene così. Applauso. E la canzone è questa.
come tutto passa, le cose cambiano un po' di vita, mi vuoi non cambiare, ma le stanze abbassa. Se la banda passa e che non smetti di rincorrere, le storie muoiono quando c'è più paura di perdersi che voglia di tenersi e come tu, quella storia è come siamo noi. Diversi, cambiano le scene, cambiano le battute e anche i battuti. Potrò incontrarvi in nessun luogo, in nessun'altra età, fermar l'urgenza del mio cuore, il cuore di un uomo a metà. Troppo diventa impossibile da cantare. Vabbè, ci ho provato. Grazie. Yeah.
salvezza dell'anima mia, dell'anima mia. Essere l'estate, il mare, giochi del fare, la paura e la morte.
domani qui, per favore. Thank you.
voi. La voglia. Acci picchiolina. Eh? Ah, cazzarola, è una sollecitazione, eh? No, prima. Tanto per. Sta diventando pure rincoglionito come me. Vero? lei può. Allora. Lei può. Ecco, ci manca solo che fai il ciuffo. Che comincia a vederci doppio, lo vedete a contatto. Nascoso in te porti, ho nascosto.
Grazie. Oddio, Sabrina, se mi faccio acclamare meno. Allora, siamo giunti proprio. Oddio, ce vedo sfogato, no? Io non so quello che suono. Perché no?
quando sei meglio. A domani, vabbè. Vabbè, arrivano. A domani. A cominciare. Domani, ha detto. Senti, scegliamone una per chiudere, dai. Dai. Sì, con tutto l'amore che posso. Ma come, ma hai fatto due scatole così? È una palla, ma che sta? È una palla, ma che sta? Brava, niente più usata, esatta. Niente più, dai, Giulietta. Se me la ricordo. Dai. Capito. Cioè, non è che... Vabbè, esistono gli spartiti, eh. Vero. Esistono gli spartiti, esiste internet. Vai. Un attimo che sto cercando. C'è una parte. Allora. Io voglio vabbè, ciao! Veramente questi gli anni del flamenco, eh! Ma adesso non mi fa, però! Gira, amore bello! No, no! Se tagliamo le vene così! Ma che davvero! Allora, facciamo, io suono e voi cantate! Dai! Quello che insieme a te, la luce.
pari sia migliore perché domani tu. Grazie.